adesso tutti sul web, anche per comprare le scarpe. È la sfida che i calzaturieri del distretto Fermano-Maceratese lanciano al mercato e che prima ancora internet e tutto ciò che questo strumento può offrire lancia ai piccoli, medi e grandi artisti artigiani del settore. A crederci è Union Camere Nazionale che insieme a Google è il numero uno al mondo dei motori di ricerca e con il supporto del Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato in tutta Italia 20 distretti industriali da promuovere sul web grazie a 20 digitalizzatori, un ruolo che nelle Marche ricoprirà Cristina Fabi, responsabile del progetto per il territorio. Sentiamo da lei quali sono gli aspetti operativi e le opportunità per migliorare la presenza online delle imprese del distretto calzaturiero in questione. Il distretto calzaturiero è stato uno dei distretti scelti in Italia per il progetto Distretti sul Web, perché come in molte altre situazioni in Italia non sono pienamente sfruttate tutte le potenzialità. In realtà quello che accade è che c'è in generale un 50% delle piccole e medie imprese che è presente online, ma di queste effettivamente solo un 30% ne sfrutta completamente tutte le potenzialità attraverso un sito internet attivo e i dati italiani dimostrano che solo un 13% delle imprese hanno in realtà attivo un e-commerce. Questo cosa significa? Che non si sfruttano tutte le potenzialità del web, soprattutto del web 2.0 e di questa perdita completa dei confini spazio-temporali. Questo progetto sul territorio andrà avanti con questo primo evento di lancio e di sensibilizzazione per le imprese. Pertanto spiegheremo in generale quali sono i principi e quali sono le ragioni per cui Google e Union Camere hanno attivato questa idea, hanno iniziato questa sperimentazione, perché in realtà si tratta del primo progetto mondiale che lavora operativamente con le piccole e medie imprese. Le aziende che intenderanno aderire a questo progetto seguiranno un percorso con il digitalizzatore che va da qui fino a dicembre. Il primo incontro sarà un incontro conoscitivo con l'azienda, per cui si cercheranno di individuare quelli che sono gli obiettivi fondamentali per capire quali sono gli strumenti attraverso i quali raggiungerli. Saranno affiancate da questo momento fino a dicembre attraverso degli incontri del tutto individuali, organizzati con i tempi e le modalità di cui le imprese hanno bisogno, naturalmente con un percorso molto diversificato a seconda dell'azienda, per cui non ci aspettiamo che un'azienda che è attualmente completamente online possa esplodere o comunque possa fare un investimento cospicuo, e allo stesso tempo invece lavoreremo ugualmente con aziende che ad esempio hanno attivo un e-commerce ma che fanno difficoltà a renderlo visibile o a posizionarlo sul web. Tra i più soddisfatti in occasione della presentazione all'Hotel Horizon di Montegranaro i due presidenti delle Camere di Commercio di Fermo e di Macerata, le patrie delle calzature di qualità, dell'artigianato, delle produzioni, delle grandi firme e del lavoro. Sentiamoli, iniziando da Graziano Di Battista e proseguendo con Giuliano Bianchi. Presidente, questa è una buona notizia di questo distretto che sbarca sul web, le calzature, il Fermano Maceratese, il colosso Google, l'Union Camere, ci sono tutte le condizioni perché ancora una volta da qui partano nuove opportunità, nuovi progetti. Sì, direi, ci aggiungerei anche Cristina Fabi, perché arrivare prima sul 1800 credo che non sia da poco, questo però è un segnale che abbiamo giovani di grande qualità. Sì, è un progetto che parte dal Sistema Camerale Nazionale insieme a Google, che vuole far conoscere le potenzialità di quello che è il sistema internet nel mondo e vuole soprattutto sensibilizzare le aziende. Questo poi passa attraverso un processo che l'Union Camera ha messo in campo, e cioè di sensibilizzazione nel nostro distretto, in modo che ci sia intanto una verifica dello stato di attuazione per quanto riguarda le aziende dell'utilizzo degli strumenti internet, posta elettronica e altri strumenti che possono essere utilizzati, e proporre loro, comunque far cogliere quali sono le potenzialità, no? Google Maps, oppure piuttosto che i social network, piuttosto che un commercio elettronico B2B o B consumer, insomma tutte quelle opportunità che peraltro noi sappiamo oggi essere uno strumento potentissimo
perché fino a qualche tempo fa pensavamo che il prodotto manufatturiero bisognava toccarlo con mano, e questo è anche vero, però sta di fatto che coloro che hanno implementato in maniera importante questo sistema stanno aumentando il fatturato, quindi evidentemente c'è uno spazio ampio che bisogna andare a ricoprire, e siccome in un momento come questi bisogna ricercarle tutte, queste ce le abbiamo davanti, è opportuno approfittarne. Presidente, pensa che questa sia soprattutto un'opportunità per i grandi marchi o quelli medio-grandi o anche i piccoli, dove poi escono fuori i prodotti di eccellenza, di qualità, possano approfittarne? No, io direi che proprio per i piccoli, perché i grandi marchi già di fatto hanno implementato questo strumento e stanno raccogliendo i frutti. Invece i piccoli, proprio i piccoli imprenditori, quelli che solo per fare quello studio che Union Camere e Google ha fatto, evidentemente significa uno sforzo importante, uno sforzo enorme, e allora si brancola nel buio. Invece noi offriamo, come si dice, una strada. Io vorrei immaginare un'autostrada, e attraverso le associazioni di categoria abbiamo preso dei contatti, questa sera prendiamo altri contatti, poi ci sarà questa visita aziendale da parte della dottoressa Cristina Fabi, dove farà un monitoraggio, a chi lo vorrà farà un monitoraggio su quello che è l'utilizzo attuale e indicherà, laddove loro vogliono, dei percorsi che possono in qualche modo migliorare la propria posizione laddove c'è bisogno di migliorarla. Io mi auguro che non ci sia bisogno, perché significherebbe che già sono ben organizzati. Tuttavia le cose vanno in questa maniera. Ecco, l'impegno delle Camere di Commercio, sia mia, del Presidente Bianchi, è quello di poter diffondere il più possibile proprio alle piccole e medie aziende. Presidente, il distretto sbarca sul web, lo fa attraversando due territori insieme. Quali sono gli obiettivi, le prospettive in un momento come questo, per un comparto come questo, per un territorio? Ma le prospettive sono importantissime, sappiamo benissimo che i dati del web sono in costante incremento, peraltro l'Italia ha da recuperare ancora spazio rispetto ad altri paesi. Abbiamo bisogno che questa cultura dell'utilizzo delle tecnologie informatiche permei sempre più le nostre imprese, che sono già bravissime nel progettare il prodotto, ma devono imparare appunto a presentarsi, a conoscersi anche il web, anche le nuove tecnologie sugli smartphone, eccetera. Sono tutte nuove occasioni che servono per inserire intanto in azienda i giovani con conoscenze nuove, e quindi anche dare una mano all'occupazione, ma consentire anche all'imprenditore una visione più globale di questo mondo che ormai veramente ci mette in concorrenza con il mondo intero. Spesso abbiamo già dei casi intorno in questo territorio in cui imprese di altre nazioni hanno messo in difficoltà le nostre. Ormai il mondo è veramente globale, quindi esserci anche attraverso, l'abbiamo detto tante volte, dei valori immateriali, come sono appunto tra le altre cose anche le tecnologie informatiche, ci sembra un passo ulteriore da far fare al nostro sistema, soprattutto per le piccole e medie imprese, perché le grandi ovviamente hanno già fatto investimenti sia sul marchio che su questo tipo, fino ad arrivare, insomma, qui si parte dal banalissimo sito fino all'e-commerce, di cui molto si parla in questi tempi. Il progetto porta con sé una serie di aspettative molto alte per un settore, quello delle calzature appunto, che ha saputo negli anni sempre affrontare e superare la crisi, diventando da esempio anche per altri comparti di come innovarsi, cambiare, leggere il mercato. Particolarmente apprezzata la presenza all'incontro del neodeputato, espressione del Fermano, Paolo Petrini, già vicepresidente regionale. Da qui parte questa progettualità con un colosso importante come Google, però ecco, lei anche da rappresentante istituzionale c'è bisogno, insomma, che venga potenziata ancora di più la banda larga, investimenti in questo senso vanno fatti. Va potenziata la banda larga, ma ricordiamoci che l'agenda digitale significa anche qualcos'altro, non significa solo investire in qualche computer, in qualche tablet o nel cloud perché va di moda, bisogna investire nel cambiamento, un cambiamento di cui tutti dobbiamo essere capaci, e quando dico tutti intendo le imprese, ma anche naturalmente la pubblica amministrazione. Da questo punto di vista il governo Letta
sta facendo azioni confortanti perché ha assunto dentro Palazzo Chigi la regia dell'agenda digitale attraverso un manager di valore come Caio e attraverso questa scelta cerca di coordinare tutta l'innervatura che naturalmente la tecnologia deve dare al sistema. Io su questo sono fiducioso in relazione alle persone appropriate che sono state appunto scelte, ma mi sembra anche attraverso quello che il nostro distretto sta facendo che perlomeno la convinzione c'è, una convinzione che tra l'altro deve trovare presto concretezza, perché noi dobbiamo migliorare la nostra produttività e che cosa è meglio la tecnologia può permetterci di far questo?